potrebbe sorgere proprio su questo ristorante. Esattamente qui. Come sta vivendo questa? Non bene sicuramente, perché è da 25 anni che io vivo con questo mio locale, so quante mattonelle ci sono a terra e quindi mi dispiacerebbe se mi fanno andare via. Non vorrei andarmene, sicuramente. Non so, dicono che le attività non le rifonderanno, non daranno niente. Ho sentito dire questo, voci di corridoio, niente di ufficiale. Io, a me non interessano i soldi, quello che mi possono dare, a me interessa che mi lasciano in pace qui. Io il ponte non lo voglio egoisticamente, perché voglio rimanere qui. Tutto qua. Io quello che mi fa dormire bene è che questo progetto definitivo o esecutivo, come lo vogliono chiamare, ancora non è uscito fuori. È questo che, quello che mi fa dormire. Vedo che non c'è decisione da parte di queste persone che vogliono fare il ponte per portare avanti questo progetto, perché a quest'ora già i primi di febbraio dovevano presentare il progetto esecutivo o definitivo, come lo chiamano. Ancora non c'è niente, non vediamo niente. Quello che mi potrebbe dare fastidio sono gli schieramenti politici. Sinistra no, destra sì. Sembra che c'è una guerra in corso fra destra e sinistra. Non vogliamo questo, noi vogliamo che si schierino da qualsiasi parte per non fare il ponte. Però vedo che c'è questa guerra, diciamo, fra le due fazioni, chiamiamole così. È questo che è quello che mi dà fastidio. Sì, e noi come Comitato No Ponte Cavo Peloro fa piacere la visita di Conte, perché scendono in campo e vedono quali sono i luoghi del ponte, o quali dovrebbero essere. Questi sono luoghi tutelati, vincolati. Oggi la stessa commissione che tutela il lago e gestisce il lago ha dichiarato che il ponte potrebbe distruggere in maniera, diciamo, inarrestabile, deflagrante questa laguna di Cavo Peloro. Noi lo sosteniamo da tempo e vogliamo che questo ponte non si faccia, ed è bene che si venga sui luoghi a guardare. Ma francamente, chi si è espresso contro il ponte finora ha mantenuto la sua posizione in maniera chiara. Abbiamo fatto l'anno scorso tre cortei, in tutti e tre cortei c'è stato sia il PD, sia i 5 Stelle, sia i Verdi, sia la Sinistra Italiana come forze politiche, ma poi tanto associazionismo e la CGIL. Noi abbiamo fatto un coordinamento di queste forze, andremo fino in fondo per l'obiettivo che è il nuovo ponte. Da questo posto per arrivare a Messina Centro la mattina ci vogliono 3 ore. Questo per noi è il posto più bello della città, non possiamo vederlo distrutto. Ci sono delle motivazioni ecologiche, perché qua c'è una riserva orientata, significa che è una riserva in cui ci sono dei sistemi di protezione sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. È un'area geologica particolare, perché il fondo di questa zona è tutta fatta di, in fondo è molto debole, molto fragile, è una specie di pantano.